L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera, benvenuti, eccoci a un nuovo appuntamento con il nostro 60 News. Sapete benissimo, è da parecchio che andiamo in onda, incontriamo ospiti differenti ogni sera, argomenti tra i più svariati, e questa sera insomma già si evince dalla sottopancia i comuni, la cura dell'ambiente. Parliamo dei nostri comuni, dei comuni calabresi, parliamo di come si stanno preparando l'estate, perché tutto quello, questo precipitarsi a riaprire, a tornare alla normalità, poi vedremo un po' quale freno e quanto freno bisogna porre, sta appunto costringendo questi comuni a correre, a diventare sempre più belli, a organizzarsi, a proporsi nella maniera migliore possibile a residenti e visitatori. L'esempio di questa sera arriva da Gioiosa Ionica, perché con noi c'è il vice sindaco Luca Ritorto. Buonasera, benvenuto vice sindaco. Buonasera, grazie per l'invito. Assessore all'ambiente appunto al comune di Gioiosa Ionica. Va da sé, il nostro 60 News è utile anche per quello, che poi si dà modo anche di andare al di là dell'argomento precipo, quindi oltre l'ambiente parleremo di politica, dell'amministrazione in genere, problemi comuni ad altri comuni, gioco con le parole, e quello che riguarda le relazioni anche tra comuni, enti sovraordinati e quant'altro. Adesso mi fermo qui perché non voglio farla lunga già in premessa, però io vorrei cominciare, mi consenta, da questo argomento che è molto serio, è sempre stato molto serio in questo anno di pandemia e più anche più mesi di pandemia, però adesso c'è questa situazione paradossale. Lo scorso anno, ricorda, no? Noi siamo stati chiusi per diversi mesi nel periodo invernale, primaverile, quando qua non si contavano contagi, si era zona free, covid free e quant'altro, e adesso abbiamo questa corsa piuttosto alla riapertura, non si sa per quali ragioni, adesso me ne offrirà lei alcuni spunti, dove però abbiamo situazioni insomma emergenziali. La sua Gioiosa Ionica è tra le comunità dove alti sono i casi, no? Positivi, anzi addirittura in queste ultime ore pare che ci sia stata un'autentica impennata. Cominciamo da qui, se è d'accordo. Assolutamente, assessore. Credo intanto, grazie. La salute prima di tutto, come si suol dire. Assolutamente, grazie intanto per l'invito.
Ha fatto bene a mettere l'accento su questo aspetto, perché questo aspetto da ormai un anno e mezzo, non solo nelle nostre comunità ma in tutto il mondo, sta condizionando fortemente la vita delle nostre comunità. Gioiosa, come un po' tutti i comuni, ha vissuto alti e bassi da questo punto di vista. In questi ultimi giorni, ahimè, registriamo ancora diversi casi di positività al Covid, e questa cosa mi dà l'opportunità, vedo che anche in altri comuni della Locride c'è una situazione che ancora, se non di forte criticità, è quantomeno di grande attenzione. Questa cosa mi dà lo spunto per dire che bisogna fare grande attenzione. C'è una legittima, assolutamente legittima voglia di riapertura, di potersi, stiamo andando incontro all'estate, di potersi nuovamente incontrare, di poter nuovamente riprendere quella vita a cui noi siamo abituati, soprattutto per chi vive soprattutto durante il periodo estivo, ma è anche un momento in cui bisogna fare grande attenzione, proprio per non bruciare quei sacrifici che in questi ultimissimi mesi sono stati fatti. Ci la Calabria vaccini quello che vuole, assessore, però non dovremmo fare lo stesso errore compiuto anche commesso lo scorso anno, perché si ricorda, noi pensavamo che fosse utile. Siamo in situazioni effettivamente completamente completamente diverse. Lo scorso anno noi avevamo una situazione, almeno nella regione eravamo più ignoranti forse, ma eravamo anche in una situazione di maggiore tranquillità, perché durante la primavera del 2020 non avevamo vissuto quell'esplosione di casi, almeno nei nostri contesti, qui da noi, sì, certo. Che invece c'era stata in altri contesti italiani. Quest'anno invece l'inverno e la primavera è stata molto difficile anche per la Calabria e per le nostre realtà, per le nostre comunità. Per questo io mi permetto di dire che capisco la legittima aspettativa di tanti, la stanchezza, compreso gli amministratori, che vorrebbero al più presto riprendere la vita delle proprie comunità, ma c'è ancora da fare grandissima Quindi, attenzione. Il rischio è di non vedersi, insomma, un colpo di spugna. Il rischio è di abbassare la guardia troppo presto e di bruciare i sacrifici che comunque in questi mesi, in queste ultime settimane sono state fatte. Ma lei è d'accordo? I casi di questi ultimi giorni ci dicono questo, sì. Ci dicono che ancora è troppo presto per abbassare la guardia. Quindi l'appello che anche io faccio, non solo ai cittadini di Gioiosa, ma mi permetto di farlo anche ai cittadini di tutta la Locride, è di fare molta attenzione, perché, ripeto, i numeri che ci sono in diversi comuni ci dicono che ancora è presto. Ma per la sensazione, esultare. Assessore, questo vogliamo capire dal suo osservatorio, sembra quasi, insomma, che si voglia debellare in maniera così naturale questo fenomeno, si voglia tornare alla normalità e quasi scordarsi che non esiste del tutto questo problema. Cioè c'è questa sensazione, perché ci si sta organizzando, si sta orientando come se tutto fosse stato risolto. C'è questa sensazione e c'è anche questa questa opportunità che il vaccino ci sta dando di andare incontro ad una situazione che almeno nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dovrebbe essere di relativa tranquillità. Io da questo punto di vista sono assolutamente fiducioso, credo che i dati che provengono da altre realtà, adesso uscendo dal contesto della Calabria, ma da altre realtà italiane e anche da altri paesi in giro per il mondo che sono già avanti con le campagne vaccinali, ci dicono che abbiamo uno strumento importante per poter tornare alla normalità. Certo, c'è da intendersi su che cosa voglia dire tornare alla normalità. È chiaro che, come le autorità sanitarie vanno ripetendo giustamente da parecchi mesi, alcune misure, banalmente l'utilizzo della mascherina in alcuni contesti ben precisi, sarà probabilmente una metodologia che dovremo ancora utilizzare per un po' di tempo. Io credo che se saremmo bravi a bilanciare l'aspettativa di tornare alla vita normale, come dicevo prima, con quel minimo di misure di precauzione che le autorità sanitarie continuano a raccomandare, penso che potremo affrontare con serenità l'estate e anche dopo l'estate i prossimi mesi. Chiaro. Allora, sappiamo benissimo che cosa ha comportato per ognuno di noi singolarmente, privatamente, nelle nostre famiglie, nel nostro quartiere, ma ad un'amministrazione civica, no? Che cosa ha comportato questa pandemia?
quale e quanto freno è stato, ad esempio, per Gioiosa Ionica? Ha complicato le cose, ha frenato, perché poi i risvolti vengono col tempo. Adesso, se magari l'amministrazione si è dovuta fermare in qualche modo, poi non coglieremo più frutti da qui a chissà quali quanti anni. Questo, diciamo, è un credo un sentire comune che tutti gli amministratori, tutti i colleghi amministratori hanno vissuto in questo difficilissimo anno. Come è cambiato il governo cittadino in questo senso? È cambiato tanto. Su alcune cose si è riusciti a mantenere chiaramente una normalità per certi aspetti. Anche qui c'è una differenza tra quello che è accaduto negli ultimi mesi, in cui c'è stata una vita amministrativa un po' più, diciamo, regolare, se così posso dire, rispetto invece a quello che erano stati i primi mesi diciamo della pandemia, quindi della primavera dello scorso anno, in cui invece le restrizioni banalmente nel rapporto, diciamo, con la cittadinanza, gli uffici chiusi, perché era ancora un momento in cui non si sapeva bene come comportarsi. Quest'anno invece c'è stata una regolarità amministrativa per certi aspetti. Chiaramente, su tutta una serie di questioni che attengono alla vita della comunità, penso alle tante iniziative che ad esempio un comune come Gioiosa riusciva, in questi anni lo ha dimostrato, riusciva ad esprimere, su questo c'è stato e c'è ancora purtroppo un freno dettato da quello che si diceva prima, dalla necessità di non creare situazioni che possano in qualche modo pregiudicare i sacrifici di questi mesi. Ecco, io credo che questo è mancato veramente poi, quell'anima che i comuni avevano, che era fatto dalle tante realtà, penso alle tante associazioni. Se solo questo si può riparare, se magari del nostro, non c'è stato magari qualche concerto, che assolutamente insomma c'era, quello si recupera. Assolutamente, quello lo possiamo, e io credo che lo recupereremo tutti insomma in tempi anche relativamente. Il problema è se si blocca, chiesto io, la progettualità, ecco. Su quello devo dire che anche con grande sacrificio non solo degli amministratori, ma penso a tutta la macchina amministrativa, e ripeto, credo, come è successo a Gioiosa, penso un po' in tutti i comuni, devo dire che da questo punto di vista, e forse un ringraziamento va fatto anche ai tanti dipendenti pubblici che in questi difficilissimi mesi si sono comunque spesi ad operati, senza tirarsi indietro rispetto ad una situazione assolutamente difficile. La politica, quella strettamente locale, Gioiosa, bene comune, lei appartiene a questo gruppo. Avete raggiunto gli otto anni di amministrazione. Sono otto anni, a proposito di frutti, proprio in questi giorni. Diciamo. Sì, a proposito di frutti, è il momento di coglierli. E quali sarebbero questi frutti? Ma io, dove si vedono questi otto anni di amministrazione? Credo che il bilancio di questi otto anni sia un bilancio assolutamente positivo, senza per questo voler chiaramente nascondere le difficoltà che ci sono state, che continuano ad esserci per tutta una serie di motivi che possiamo anche approfondire, ma che richiederebbero anche richiederebbero un tempo tecnico forse molto, molto, molto ampio. Però io credo che il movimento e l'amministrazione, che è espressione del movimento Gioiosa Bene Comune, abbia in questi anni cambiato passo rispetto alla situazione precedente. Immagino che parleremo tra poco di ambiente, soprattutto di ambiente, ma non è solo la questione dell'ambiente. Su tante questioni io credo che siamo riusciti a dare un'impronta forte all'interno della nostra comunità. Su alcune cose ancora il percorso non è compiuto, io credo che ci sono alcune dinamiche e alcune questioni che attengono alla vita delle comunità che richiedono anche più di otto anni, più di dieci anni, più di due mandati. Su tante cose si sono raggiunti dei risultati, penso ad esempio alla questione di tante opere pubbliche che sono state portate a compimento, se vuole anche di questo ne parleremo tra qualche minuto. Anche subito, penso alla questione, penso alla questione, ad esempio, dell'edilizia scolastica. Questo è un punto su cui ci tenevamo particolarmente, perché ha a che fare con la vita dei nostri studenti, ha a che fare con la sicurezza che dentro le scuole riusciamo a garantire ai nostri studenti, e su questo si è fatto tanto, e tanto altro si è già programmato, non ultimo qualche settimana fa o qualche giorno fa, in realtà da poco, abbiamo presentato le
l'ennesimo progetto per la costruzione di un polo dell'infanzia e contiamo di aggiungere un ulteriore tassello alle tante opere in materia di edilizia scolastica che questa amministrazione è riuscita a portare avanti e a concludere. C'è in costruzione, è iniziato da un paio di mesi, c'è in costruzione una nuova scuola materna, un'altra l'abbiamo inaugurata circa un anno fa, sì. Insomma ci sono tante opere, questo solo per limitarsi all'edilizia scolastica, ma ci sono tante altre opere che hanno a che fare anche con il nostro bel centro storico e anche su questo. Ecco, nel complesso, a questa capacità progettuale che c'è, me l'ha confermata Vice Sindaco, c'è in corrispondenza anche una buona dose di finanziamenti di ritorno, nel senso, a me pare di sì se penso al bando Borghi ad esempio, però non abbiamo la conoscenza complessiva di quali sono stati i soldi che sono arrivati a Gioiosa Ionica e per come insomma debbono essere spesi. Lei ritiene che insomma tutto quello che è stato prodotto ha avuto i suoi effetti? Beh, sul bando Borghi intanto come dicevo prima siamo ancora nella fase diciamo iniziale, devo dire con un pizzico d'orgoglio, se mi consente, che è un progetto a cui ci teniamo particolarmente, intanto perché riteniamo sia un buon progetto, ha ottenuto un'ottima valutazione in una graduatoria in cui erano presenti quasi 400 comuni, Gioiosa Ionica è risultata all'undicesimo posto, quindi per dire che c'è anche una capacità dentro la macchina amministrativa, dentro l'amministrazione, di poter esprimere delle buone, anzi delle ottime progettualità. Come dicevo, è un finanziamento a cui teniamo molto, un milione e mezzo di euro, c'è una parte di cofinanziamento importante, questo per dire appunto quanto ci abbiamo creduto anche a questo progetto da parte dell'amministrazione comunale, riusciremo a fare più di un'operazione dentro il centro storico di Gioiosa, abbiamo acquistato un'area verde, circa 6.000 metri quadri, il giardino della Guarnaccia che sarà riqualificato proprio sotto la rupe di Gioiosa Ionica dove sorge il castello, riqualificheremo il mercato, sarà un polmone verde ma sarà anche un'area diciamo destinata proprio a quegli eventi di cultura di cui dicevamo prima, sarà facilmente accessibile perché ripeto è proprio sotto la rupe dove sorge il castello di Gioiosa Ionica, riqualificheremo con questo intervento anche il mercato coperto di Gioiosa Ionica che ha a che fare con tutta la storia del mercato domenicale che i cittadini della Locride conoscono benissimo, con il valore che ha, alcuni interventi anche di pavimentazione nel centro storico, interverremo anche su Palazzo Maduri e su Palazzo Maduri in realtà c'è già un finanziamento che stiamo portando a conclusione proprio in queste settimane con un finanziamento derivante alla città metropolitana in cui riqualificheremo e allargheremo la biblioteca di Palazzo Maduri. Non posso, con diciamo anche un investimento in ottica di digitalizzazione. Su Palazzo Maduri sono stati fatti interventi straordinari perché mi ricordo che era un palazzo, adesso è un palazzo pieno di contenuti. Adesso è un palazzo pieno prima di era un palazzo storico, adesso è un palazzo storico ma pieno di contenuti. Adesso è un palazzo storico pieno di contenuti, altri appunto se ne aggiungeranno grazie a questo intervento, ulteriori poi se ne aggiungeranno grazie all'intervento del bando Borghi e in questi anni ci abbiamo investito tanto anche lì, anche sulla questione del giardino di Palazzo Maduri che è diventato un teatro per tantissimi piccoli e grandi eventi, sta nel cuore del nostro centro storico e su questo posso assicurare che continueremo ad investire. Abbiamo fatto un esempio, pochi esempi Vice Sindaco, ma lei insomma può benissimo certificare la cosa e documentarla, è uno scrigno di tesori, la sua comunità ha tante cose bellissime, palazzi storici eccetera eccetera, che se solo cominciassimo da lì a valorizzarli, a renderli pieni di contenuti, veramente sarebbe una svolta epocale per la comunità in termini anche turistici eccetera eccetera. Senta, però ecco, sa che insomma faccio anche dello sport, ecco qui in questo nostro canale, che spesso quando ho dei gioiosani ospiti faccio sempre la stessa domanda, ma approfitto
perché c'è un amministratore, quindi quale migliore occasione. Ecco, io ritengo che sia Gioiosa Ionica, lo dico a lei perché in trasmissione mi sanno benissimo, chi ci segue in quella occasione sa insomma come la penso pure. Gioiosa è la capitale, una delle capitali del calcio in questo nostro lembo di terra, poi c'è Siderno, Locri, subito dopo Bovalino, eccetera eccetera, ma Gioiosa, ecco, per il suo trascorso anche di alcuni suoi uomini importanti, eccetera eccetera, anche per successi ottenuti, anche non soltanto come calciatori ma anche arbitri, eccetera eccetera, tecnici e quant'altro, merita di avere alloggiamenti consoni, di avere strutture insomma comode, e invece non ha manco un campo sportivo. La situazione del campo sportivo è una situazione complessa, sono stati fatti alcuni passaggi importanti perché dopo la realizzazione, che ormai risale a qualche anno, del manto... Però non si è mai pensato un'alternativa, si è sempre focalizzata l'attenzione su quel campo lì, dove le problematiche ci sono sempre state, ad un'altra soluzione, anche a stimolare i privati, non lo so, mi dica lei quanto ha pensato di fare... Allora, è un percorso, sì, questa è una strada forse un po' più tortuosa dal punto di vista degli investimenti. Ma ce ne sono diverse, in un momento, sì. Però alcuni passaggi sono stati fatti anche importanti, anche qui grazie al reperimento di risorse. È stato completato un ulteriore importantissimo, anzi fondamentale tassello, che è quello degli spogliatoi. Adesso ci sono degli spogliatoi nuovissimi che sono stati aggiunti a quel manto. Sì, ma non stiamo parlando di successi, perché quando per un'opera per lo spogliatoio ci vogliono 5-6 anni, non può. Sulla questione della tempistica. Sulla questione della tempistica dei lavori pubblici, però potremmo aprire un capitolo che insomma avrebbe tanti contenuti. Fin dove si può spingere l'amministrazione? Che cosa no, volevo concludere questa parte, certo, però dicendo che chiaramente non ci siamo fermati a questo. Abbiamo già richiesto, e se necessario continueremo a farlo, ulteriori finanziamenti, perché manca gli sportivi di Gioiosa giustamente lo attendono con ansia, un ulteriore tassello che è invece quello della realizzazione, perché lì al momento ancora un finanziamento non c'è, la realizzazione comunque di una tribuna diciamo degna di questo nome, che possa stiamo pensando già a delle soluzioni, però è chiaro che ancora sul campo sportivo e su quell'area del campo sportivo, sì, perché non è solo il campo sportivo ma anche l'area circostante, siamo in qualche modo già abbiamo già ragionato e stiamo già pensando diciamo ad ulteriori interventi. È chiaro che è stato un percorso tortuoso, su questo non ci sono dubbi, purtroppo anche alcuni intoppi di carattere burocratico hanno spesso rallentato, per questo dicevo, il capitolo della tempistica dei lavori pubblici, sì, non solo qui da noi, ma è questione comune un po' a tutta Italia, è una nota dolente rispetto diciamo alla legittime aspettative che spesso dentro la comunità i cittadini hanno di veder realizzate delle opere e delle infrastrutture in tempi. Questo perché peccato che capiti proprio a Gioiosa Ionica, perché io penso, e chi è ospite da me tutti pensano allo stesso modo, che Gioiosa è una società virtuosa nella maniera di gestirsi e di programmare, quindi che ha una grande tradizione, che è una grande tradizione, già lo dicevo, ha ricordato, e credo che merita, assolutamente bisogna essere all'altezza diciamo di questa storia gloriosa che il calcio ha avuto a Gioiosa Ionica. Andiamo a noi, assessore, andiamo alla questione ambientale. Ecco, l'abbiamo vista, ecco, recentemente, parliamo in termini anche temporali, cominciamo proprio da questo aspetto, recentemente con un'isola ecologica mobile, in che cosa consiste? Sì, abbiamo fatto questa iniziativa un paio di settimane fa, non più tardi di un paio di settimane fa, con la collocazione di in realtà una seconda isola ecologica mobile nella frazione di Prisnarello. Ne avevamo già collocata una al centro del paese, grazie ad un finanziamento della Regione Calabria risalente ormai ad un paio di anni fa, circa 2-3 anni fa, che ci ha consentito di investire tanto sulla raccolta differenziata, sulle attrezzature, anche in termini di potenziamento della raccolta differenziata. Avevamo appunto acquistato queste due ecoisole, una collocata nel centro del paese, l'altra invece da un paio di settimane collocate appunto nella frazione di Prisnarello, e dovrà aiutare i cittadini di quella frazione a differenziare quanto più possibile
i rifiuti. È un utilizzo in realtà molto semplice, come abbiamo avuto modo di dire anche in quell'occasione: con la semplice tessera sanitaria si accede, chiaramente gli utenti che vengono abilitati sono iscritti al ruolo TARI e che vengono abilitati, e grazie a questo si apre lo sportellino dell'ecoisola e si possono conferire i rifiuti in modo differenziato. È un pezzo in più, diciamo, che abbiamo aggiunto in un percorso molto lungo e anche questo molto complesso, che in questi anni ci ha visto impegnati. Sì, ma adesso tantissimo. Me ne parla, parliamo proprio di questo, l'argomento, insomma, che ci siamo prefissi, mi dice di questo percorso, ma per capire meglio, l'abbiamo vista poi in diverse immagini del nostro buon Vincenzo Logozzo, parlare con la gente. Ecco, sotto questo aspetto ha incontrato difficoltà, la gente segue, perché poi è un discorso soprattutto di cultura, non è tanto, ecco, capire, perché poi lo si capisce benissimo se la plastica va qui o in quell'altro mastello, contenitore, eccetera eccetera, ma è un discorso di cultura. Il fatto stesso che l'assessorato all'ambiente 20 anni fa era l'assessorato così di ripiego, in cui c'era il giovane amministratore, quello inesperto, al quale dovevamo, insomma, lo spettacolo già era una cosa impegnativa, il contenitore ambiente. Adesso è diventato un assessorato sono tutti importanti, ma tra i più importanti. Ma io di questo, sta cambiando, diciamo, la cultura. Se è così, io credo che sia così, non perché ho questa delega, ma perché ritengo veramente che sia fondamentale, come per la verità anche gli altri ambiti della vita comunitaria. Ma è vero che c'è stato chiaramente un cambiamento. Cioè, oggi l'amministratore, la gente che l'ambiente, cosa chiede? L'ambiente non oggi non è l'ambiente. Si chiede il posto di lavoro. Adesso no, l'amministratore si chiede. Beh, da, oggi tanti, da, tanti offrimi la piazza pulita, insomma. Tanti cittadini chiaramente sono molto più attenti. Ecco, io partirei proprio da questo, nel fare una considerazione. Credo che per tutta una serie di motivi in questi ultimi anni sia cresciuta tantissimo la sensibilità verso i temi ambientali, ma non solo nei nostri contesti, in tutto il mondo. Noi abbiamo negli ultimi anni degli esempi di come diciamo anche la società civile si è organizzata su questi temi e ha spinto fortemente affinché la politica si prenda le sue responsabilità sulla materia ambientale. Adesso, senza fare tanti ragionamenti che ci porterebbero i tanti progetti che piovono addosso, che piovono, no? le tante campagne, però io credo che invece fanno piovere addosso l'assessore all'ambiente. Bisogna avere una grande capacità di visione sui temi ambientali, perché c'è bisogno di questo, c'è bisogno di pensarsi dentro un mondo globale in cui alcune problematiche ambientali chiaramente non sono di risoluzione a livello locale, ma c'è anche la necessità di pensarsi e di lavorare nelle comunità. Le cose che lei diceva rispetto al fatto di incontrare i cittadini, di guardarli in faccia e di poter dire: l'amministrazione ha messo in campo questi strumenti per la gestione dell'ambiente, in particolare per la gestione del ciclo dei rifiuti, è un fattore importante, perché costruire l'infrastruttura e organizzare il modello è una cosa che le amministrazioni possono fare, non dico con semplicità perché è sempre un percorso difficile, ma possono fare con le dovute, diciamo, capacità. Che conta veramente è costruire un rapporto con la tua comunità, cioè dire a quelle comunità: guarda che io ti metto a disposizione un modello che deve funzionare, e che funziona solamente se c'è la sensibilità da parte dei cittadini nel voler utilizzare quel modello di raccolta differenziata, in questo caso, e nel gestire correttamente. La domanda era anche quanto le viene facile e quante difficoltà sta incontrando. Ma le difficoltà ci sono, inutile negarlo. Noi veniamo da diversi anni, perché l'impegno sulla raccolta differenziata e sull'ambiente è iniziato fin dal nostro insediamento, si può dire, quindi sono tantissimi anni. Alcuni risultati sono stati raggiunti, perché Gioiosa era un comune che nel 2013-2014 quando è iniziata l'esperienza di amministrazione di Gioiosa Bene Comune e del sindaco Salvatore Fuda, era un paese che non aveva raccolta differenziata, eravamo se non allo 0% al 4-5%. No, mi se pare, vuole qualcuno che certifichi, che testimoni, guardi il primo Tarpacalla, mi pare che eravamo attorno al 5%. Era un assiduo frequentatore di Gioiosa Ionica e la cosa più brutta che ricordi, insomma, era quei cumuli di rifiuti, cassonetti arrivando, compreso nel centro storico, in
cui diciamo c'erano delle situazioni veramente, e non era medioevo, stiamo parlando di pochi anni fa. Ecco, siamo partiti da lì, abbiamo fatto un investimento e abbiamo costruito diciamo un modello tra l'altro pubblico, perché voglio ricordare, molti di voi lo sapranno, che Gioiosa Ionica ha un sistema di raccolta che si basa sul pubblico, perché abbiamo deciso di internalizzare il sistema, e quindi sono gli operai dipendenti del comune di Gioiosa Ionica che, quindi questo che si è capito molto meglio. Lo stanno facendo anche altri comuni. Dal nostro punto di vista, sì, a voi sono molto vicini, ad esempio Maria di Gioiosa. Come Maria di Gioiosa, sono molto contento, perché una decina di anni fa non erano moltissimi comuni, non dico qui in zona, ma un po' in generale, che avevano un servizio pubblico della raccolta dei rifiuti. E chi si avventurava su questa strada veniva considerato, me li ricordo i primi mesi, sì, in cui avevamo annunciato e deciso di fare la raccolta differenziata con il nostro personale, interrompendo i contratti con le ditte esterne che facevano la raccolta. Quei primi mesi erano anche mesi chiaramente anche di preoccupazione per noi, però credevamo fortemente in quel modello, e dall'esterno venivamo visti un po' come dei pazzi per certi aspetti, perché non avevamo praticamente più mezzi, perché erano stati dismessi, non avevamo un centro di raccolta, non avevamo un sistema ben definito, abbiamo dovuto costruire tutto partendo da zero. Sì. Se oggi siamo, da dati diciamo che ancora devono essere certificati, dati 2020, ancora non ci sono i dati ufficiali del report ARPACAL, ma da alcuni conteggi che abbiamo fatto internamente, che poi saranno certificati da ARPACAL, attorno, punto più, punto meno, attorno al 60% di differenziata Gioiosa. E sia ben chiaro, stiamo lavorando perché ancora non ci accontentiamo di questo obiettivo raggiunto. Se siamo arrivati a questo diciamo livello è perché ci abbiamo creduto e investito tanto. In tante cose nella vita di ognuno di noi, in tutte le nostre cose, chi fa da sé fa per tre, si suol dire, insomma. Poi si è capiti anche in questo settore, perché spesso ci si schifava dalla spazzatura, no? Raccogliere la spazzatura, insomma, fare la... invece poi si è capito che magari uno facendola per conto proprio, uno ci può mettere anche con i propri dipendenti, anche quel sono contento che mi faccia di passione questa... e la cultura che si diceva anche col cittadino, e la cultura anche dello stesso dipendente, sono che è molto più consapevole e responsabile di quello che va a fare. Sono contento che mi faccia questa domanda, perché mi dà l'opportunità di dire anche un'altra cosa. C'è un aspetto che spesso non viene considerato, che è proprio questo, no? Cioè la considerazione che il rifiuto, il ciclo dei rifiuti ha anche nell'opinione pubblica, tra i cittadini. Quello che dicevo prima ha un valore che è chiaramente un valore ambientale, proprio per le cose che si diceva, no? Cioè entrare in un paese, provenendo non solo per i cittadini che ci abitano, ma anche per chi viene da fuori, vedere un paese che ha dei cassonetti e dei rifiuti per strada è una cosa, vederlo con un minimo almeno di decoro è un'altra. Ma questo è un valore ambientale fondamentale. Accanto a questo valore ambientale c'è un valore economico che è altrettanto importante. Voglio dare solo un dato per far capire diciamo i risultati che siamo riusciti, ripeto, faticosamente a raggiungere in questi anni. Grazie alle convenzioni che noi abbiamo con i consorzi di riciclo dei rifiuti, quelli che fanno capo appunto al CONAI, grazie alla gestione diretta delle deleghe che il comune ha mantenuto, in questi ultimi 4 anni, cioè da quando abbiamo poi realmente avviato il sistema e lo abbiamo pienamente implementato, quindi diciamo dal 2016 in poi, si può dire 2015-2016 in poi, il comune di Gioiosa ha incassato, quindi ha guadagnato vendendo tra virgolette il rifiuto ai consorzi, ha incassato circa 200.000 euro, che è un valore economico, io penso, importante, perché sono soldi entrati nelle casse del comune di Gioiosa e sono soldi che sono stati tolti tra virgolette dalle bollette dei cittadini. È uno dei tanti dati positivi che possiamo esprimere in questo campo, con quella consapevolezza che ci sono ancora delle criticità, che ci sono ancora delle difficoltà, che ancora alcune cose vanno sistemate, che per certi aspetti io dico sempre
la parte più difficile deve ancora venire, e noi siamo però diciamo concentrati, anche gli uffici su questo stanno lavorando tantissimo per poter raggiungere ulteriori sto guardando step. Un po' il tempo che abbiamo trascorso sinora, dobbiamo fare un po' le cose un po' più veloce. Allora, abbiamo visto cittadini, dipendenti comunali, uffici comunali eccetera eccetera, ecco, ma anche un'altra componente importante, hanno sempre dato una grande importanza all'aspetto, insomma, le associazioni ambientaliste. Anche a Gioiosa Ionica si è pieni, tanta gente, appassionati, voglio dire, volontari ce ne sono. Ecco, ma questo anno di pandemia, più mesi di pandemia, hanno un po' disarticolato, ecco, insomma, queste associazioni hanno un po' assopite. Come intende riattivarle, dare iniezioni di fiducia per rimetterli in, anche perché proprio questo periodo qui era negli anni passati anche il momento in cui ci si metteva assieme per dare insomma delle campagne eccezionali, fare le domeniche insomma ambientali eccetera eccetera. Su questo devo dire che questi mesi che sono stati grandi difficoltà per le cose che dicevamo all'inizio, no? Il Covid, il fatto delle chiusure forzate, però è stato anche un periodo in cui, pur non potendo realizzare delle attività, molte associazioni, ma anche molti cittadini che non erano costituiti in associazione, si sono anche sotto traccia, ma si sono attivate. E questo credo che sia un elemento positivo che va chiaramente potenziato, va sviluppato, va potenziato nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. E su questo chiaramente anche la Consulta delle associazioni presieduta da Vincenzo Logozzo, l'infaticabile direi io, Vincenzo Logozzo, che su questo ha investito. Io vedo gli altri comuni stanno donando queste giornate ecologiche. E ha investito tanto, si sta diciamo in qualche modo pensando anche a come riorganizzare, anche per quelle cose che intanto c'è spesso, la vita d'assieme, c'è la sensibilizzazione, coinvolgi anche più giovani. Ci sono i luoghi soprattutto. Togli il sacchetto, la spazzatura dalla strada. Ci sono soprattutto i luoghi che possono essere come dire riqualificati e possono essere vissuti maggiormente da parte dei cittadini di Gioiosa Ionica, non solo da e parte dei cittadini. A questo proposito, anche perché mi ha citato il buon Vincenzo Logozzo, in questo ultimo tratto ci sta facendo scoprire delle zone straordinarie dimenticate, che hanno una storia importante e che proprio perché tante non si riesce insomma a coprirle tutte, però insomma ognuna di queste ha una peculiarità, delle caratteristiche sensazionali. Ecco, il comune si è pure sensibilizzato, ecco, a queste ricerche, a questi studi che sta facendo Vincenzo Logozzo, e dove può intervenire, in che maniera? Ma Vincenzo sta appunto, per questo dicevo infaticabile, sta girando il lungo e il largo il sta territorio. Sta pungolando, come dire. Anche, sta girando il lungo e il largo il territorio di Gioiosa Ionica, sì. E appunto per questo dicevo quel lavoro anche con le associazioni o comunque anche con singoli cittadini che in questi mesi hanno trovato, hanno avuto la voglia di riscoprire, e questo credo che sia un elemento assolutamente positivo che come amministrazione stiamo guardando con attenzione. Al di là delle difficoltà del momento, è chiaro che su questo e sulla riqualificazione, faccio un esempio, penso alla questione della zona della cosiddetta Fiumarina, che è proprio una zona che sta un po' a monte rispetto a quell'area verde che abbiamo acquisito e di cui parlavamo prima per quanto riguarda il Bando Borghi. È un'area che in realtà c'è la vecchia anche via dei Mulini, assolutamente un'area da riscoprire. È chiaro che bisogna essere anche realisti, cioè c'è bisogno dell'attenzione, di soldi, ma c'è bisogno anche di reperire delle risorse che possano portare a progetti di vera e propria riqualificazione, per costruire dei percorsi che possano rendere in tutta sicurezza vivibili quei, diciamo, e visitabili meglio quei luoghi. Su questo credo che si aprano delle prospettive. Cioè, creare dei punti di attrazione, non soltanto ripulire e lasciare lì. Creare dei punti di attrazione. Anche qui io dico che è importantissimo avere una strategia, una visione ben precisa, perché altrimenti rischiamo, diciamo, di fare interventi tampone, o rischiamo di fare della confusione. Esatto. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni ci sono importanti risorse da investire.
famoso recovery plan di cui tanto si è parlato, dà l'opportunità a tante realtà territoriali e quindi anche alla Calabria, anche se qui ci sarebbe, diciamo, da aprire una parentesi rispetto alle quote che sono state destinate al Mezzogiorno, e tanti sindaci hanno fatto bene in qualche modo a protestare su questo, ma al di là di questo ci saranno delle risorse che, se ben spese, io credo potranno dare come dire, nuova linfa alla vita delle nostre comunità. E visto che buona parte di questi fondi sono destinati proprio alle questioni ambientali, alle nuove politiche energetiche, a tutta una serie di cose che in qualche modo hanno appunto a che fare con il green, con l'ambiente, io credo che non possiamo farci sfuggire questa occasione. È chiaro che qui c'è bisogno della capacità della classe dirigente, che non è soltanto, diciamo, la classe politica, ma è la classe dirigente intesa in senso più largo, diciamo, avere quella visione strategica e ad avere delle buone progettualità da mettere sul campo. Su questo serve una visione che forse ancora non è pienamente nelle cose, ancora c'è da lavorare, mi pare di poter dire, e su questo chiaramente anche gli enti sovraordinati hanno una responsabilità, perché il coordinamento di queste politiche è assolutamente necessario per evitare degli interventi spot che poi magari non servono. Allora, a proposito di tempi, a proposito di essere, insomma, di fare anche domande popolari, cioè di fare quelle domande che la gente vuole sentire porre, ecco, qui bisogna parlare di estate, mi dicono che bisogna parlare molto di estate, ecco, ma di estate in che termini possiamo parlare di questa nuova estate? Perché lo scorso anno di questi tempi parlavamo con tanta preoccupazione di quella che sarebbe, insomma, stata quell'estate 2020 piena di insicurezza, chissà come, insomma, potevano andare le cose. Invece quest'anno siamo molto più fiduciosi, e poi andò bene, magari, no? Lo scorso anno poi andò bene, anche se è un periodo ristretto. Quest'anno come andrà? Quest'anno come andrà? Credo che al netto della preoccupazione che c'è, che ancora c'è, anche qui richiamo quello che si diceva all'inizio rispetto ai casi, e che in qualche modo anche sta un po' frenando anche la programmazione di tutta una serie di eventi. Perché è chiaro che questo vale per l'amministrazione di Gioiosa, penso un po' per tutte le amministrazioni, è chiaro che bisognerà fare una valutazione su che cosa è possibile fare, come è possibile fare e cosa invece non è consigliabile o comunque non è possibile fare. Se penso a tutta una serie di eventi che chiaramente attirano tantissima gente concentrata in spazi ristretti, è chiaro che c'è un elemento di criticità che le amministrazioni devono tenere conto. Si sta lavorando, e su questo, diciamo, l'amministrazione, in particolare poi chi segue più da vicino il comparto degli spettacoli, della cultura, che è l'assessore Lidia Ritorto, si sta lavorando per creare un cartellone di eventi che possano però essere eventi non solo piacevoli per la comunità, ma possono essere eventi anche sicuri per la comunità e per chi la gente vuole comunque sicurezza. Dunque l'individuazione dei luoghi e della tipologia di spettacoli, di iniziative che si mette in campo è assolutamente fondamentale per poter passare un'estate piacevole, come è giusto che sia, soprattutto dopo un anno e mezzo così difficile. Ma più che il concerto, la nota, il canto e tutto quanto, ma come sicuramente si può intervenire, ecco, sull'aspetto ambientale, quello sì, preparare nel migliore dei modi la comunità. Lei col suo assessorato cosa sta facendo, cosa intende fare nei prossimi giorni per rendere l'estate molto più godibile a Gioiosa Ionica, non so, sulla segnaletica, sul verde pubblico, il decoro urbano. Su questo si sta già lavorando, in realtà. Questo è possibile farlo, eh? Assolutamente, questo è possibile farlo, sempre tenendo conto delle ristrettezze che i comuni hanno in termini anche di personale, e in termini economici, però io credo che Gioiosa abbia già dimostrato anche negli anni passati di poter esprimere da questo punto di vista delle ottime
potenzialità. Su questo si sta lavorando anche su un restyling di importanti punti di Gioiosa Ionica. Cito uno per tutti, la bellissima piazza Plebiscito, che è la piazza del palco della banda musicale, sì, per intenderci. Lì saranno anche cambiate le luci, ci saranno delle nuovissime luci a LED. È già fatto un intervento sulle panchine di quella piazza. Sì, è già stato fatto un intervento sulle panchine che sono state rigenerate. A proposito appunto di decoro, altri interventi sono già in programma e saranno realizzati, e quindi da questo punto di vista ci prepariamo e ci stiamo preparando, stiamo lavorando per poter ancora una volta, se mi permette, presentare Gioiosa nella sua forma migliore. Non è facile, perché chiaramente il territorio è molto vasto, l'abbiamo visto. Tenere sotto controllo tutte le situazioni non è semplice, siamo i primi ad esserne consapevoli, però su questo contiamo. Noi abbiamo aperto il nostro incontro questa sera dicendo, assessore, che il nostro è una competenza, una delega, un assessorato tra i più difficili, ecco. Per farlo occorre grande capacità, grande impegno, grande passione. Lei ce la sta mettendo tutta, però occorre anche chi sta attorno, che dia una grande collaborazione alla sua azione. E prima si è parlato di cittadini, e poi si è parlato di dipendenti, e poi si è parlato di associazioni, e però esistono altri comparti, no, che questa sera non abbiamo citato, ma forse possiamo farlo adesso così brevemente, magari sì, ecco, che sono gli enti sovraordinati, perché se non abbiamo la regione che ci sta a fianco, se non abbiamo la città metropolitana che ci assiste, se non abbiamo, non so, il governo centrale, comunque difficoltà ci sono. Che rapporti ci sono con questi altri enti? Ma i rapporti sono, devo dire, buoni. Come si riescono ad avere, che poi ognuno ha i suoi problemi? No, assolutamente, ma credo di poter dire anche su questo. Al di là delle questioni, diciamo, poi strettamente politiche, dei colori politici, come si suol dire. Per esempio, casi. Lei è un po' favorito, non so se è favorito e quanto favorito, perché c'è uno dei consiglieri che è in casa, il suo sindaco. Il sindaco Fuda, che ha la delega all'ambiente all'interno della città metropolitana. Quindi è uno sponsor forte. È uno sponsor è uno sponsor che in realtà è uno sponsor per l'impegno che ci sta mettendo. Adesso non lo devo dire io, che rischio di essere. O forse ancora abbastanza prematuro, non lo so, magari risultati. Stavo per dire, ancora siamo, diciamo, in una fase iniziale. Credo che anche lì, a proposito di quello che si diceva prima, di prendersi delle deleghe pesanti su materie pesanti, il sindaco Fuda non si è tirato indietro da questo punto di vista, e con grande generosità, come ha sempre fatto anche all'interno della sua comunità, si sta proiettando in questa dimensione, che è una dimensione più larga. È una dimensione più larga ed è una dimensione molto, molto difficile. I rapporti che non solo il comune di Gioiosa Ionica chiaramente, ma tutti i comuni hanno in questo momento con la città metropolitana e con il sindaco Fuda, o meglio in questo caso il consigliere delegato Fuda, hanno sulla materia dell'ambiente e dei rifiuti, è un rapporto praticamente quotidiano, per le note vicende, per le criticità che esistono nel comparto rifiuti e nel ciclo dei rifiuti. Io credo che ci vorrà del tempo, ma questo lo dico perché c'è oggettivamente una difficoltà, che è quella legata all'impiantistica a livello regionale, che noi sappiamo è una criticità che proviene da lontano e che avrà bisogno di un periodo medio lungo per poter essere completamente risolta. Questo non vuol dire che non si sta facendo nulla sul momento attuale per gestire la situazione, ma è chiaro che noi siamo in una situazione, noi calabresi, in questo senso dico noi calabresi al di là adesso della città metropolitana, in una situazione in cui chiaramente la prospettiva è che nel corso di questi anni si riesca rapidamente, anche grazie a quelle risorse di cui dicevamo prima, si riesca a recuperare quel ritardo che, ahimè, è stato accumulato. L'ultima cosa, assessore, abbiamo finito, ecco, volendo ancora pescare un argomento tra i mille che ancora dovevamo sviluppare su Gioiosa Ionica precisamente, ma insomma, ecco, tra gli argomenti più popolari, la politica. Ancora mancano diversi mesi alle elezioni regionali e vede, sente dal suo osservatorio pure quante voci, quanti movimenti, quante intese possibili. Secondo lei come si sta muovendo la Calabria in relazione a questo importante voto che ci sta? A me
sembra di poter capire, diciamo, in realtà da osservatore esterno, perché su queste vicende ho un osservatorio che è limitato, è quello un po' di tutti i cittadini, anche se chiaramente i canali politici un po' di informazioni in più magari riusciamo ad avere qualche informazione un po' più, però vedo una grande confusione, questo mi pare di poterlo dire dicendo quasi una cosa scontata, vedo una grande confusione sia da una parte che dall'altra nel campo del centro-sinistra. Faccia un po' di pulizia, torniamo vorrei poter, all'ambiente. Vorrei poterla fare la pulizia, diciamo un po' di chiarezza, però mi pare diciamo che c'è grande confusione, anche le ultime vicende che hanno riguardato il centro-sinistra, sì, nello spazio di poche ore, diciamo, la questione da una parte del PD del consigliere Nicola Irto, che ha fatto un'uscita che devo dire valuto anche in modo forte e coraggiosa da questo punto di vista, e gli va dato merito di aver posto una questione all'interno del suo partito, all'interno di un'area che gravita attorno al suo partito, e dall'altra parte la questione De Magistris Tanzi la dice lunga su qual è lo stato un po' della politica nella nostra regione. Io voglio essere, perché faccio politica da ormai una ventina d'anni, quindi insomma come dire, l'ho sempre fatta con uno spirito anche di predisposizione all'ottimismo, non so come definirla. Voglio essere ottimista nel pensare che ancora si possa costruire dei percorsi politici e delle progettualità politiche che rispondano a tutte quelle cose che dicevamo prima. Questo è un bellissimo spot alla Calabria, gratis, ovviamente ce lo faccio, non faccio come Muccino che si prende. No, ma è uno spot, diciamo, è uno spot, dovrebbe essere uno spot alla politica, nel senso che, come dicevo, per le cose che arriveranno nei prossimi mesi, per le questioni e i problemi che noi dovremo risolvere, anche grazie a quelle risorse importanti che dovrebbero arrivare in Calabria. Io credo che la politica a livello regionale dovrebbe attrezzarsi per fare delle proposte concrete. Ecco, a me sembra di poter dire che questo ancora manca. Manca la progettualità politica, mi pare che anche nel campo del centrodestra non ci sia granché dal punto di vista degli accordi politici, quindi c'è un grande fermento, c'è però credo l'esigenza da parte dei cittadini calabresi, e questo sta a compete alla classe politica che si propone di governare la regione, dire come immaginano la Calabria dei prossimi 10-20 anni. Su questo ancora onestamente, a parte dei timidi interventi, su questo ancora mi pare che ci sia poco. La questione delle coalizioni e della costruzione delle coalizioni è una questione non secondaria, che va di pari passo con le questioni programmatiche. Mi pare che però ancora siamo un po' lontani dal proporre ai cittadini calabresi un progetto politico forte e valido. Io mi auguro nel campo a cui appartengo possa essere invece ben presto messo in campo. Perfetto, grazie a Luca Di Torto. Grazie a voi per l'invito e buona serata. Noi ancora continuiamo con qualche minuto, dove c'è un servizio proprio sulla città metropolitana che si occupa di questo territorio, quanto per stare in argomenti per pochi minuti. Grazie, solo una battuta. Sì. Fra 2 anni cosa c'è? Il photo finish? Vede la bandiera, lo striscione a scacchi, la bandiera a scacchi è quella di partenza, oppure semplicemente un passaggio della montagna? Nel senso, vede continuità? Ma in politica l'esigenza ci sarebbe. In politica il photo finish non c'è mai. Prima, appunto. Il photo finish non c'è mai. C'è chiaramente, ci deve essere la capacità di riproporsi e di proporre sempre nuovi modelli e progetti politici per poter rispondere sempre al meglio alle esigenze di una comunità. Colgo la maliziosa domanda per dire che appunto mancano
mancano 2 anni, che è un tempo non lunghissimo per la verità, ma c'è ancora tanto da fare. Quello che voglio dire però, adesso al di là delle battute, è che questa amministrazione è fortemente concentrata sulle cose da fare oggi, da fare domani mattina, da fare dopodomani. Su questo siamo fortemente concentrati, c'è ancora tanto da fare. Al momento opportuno, io credo che il movimento Gelosa Bene Comune, che ha espresso l'amministrazione di questi 8 anni con il sindaco Salvatore Fuda, farà le opportune valutazioni. E la cosa che credo che è importante è che ci sia l'entusiasmo che c'è sempre stato in questi anni, al di là della fatica, nel voler portare avanti alcune questioni che sono davvero molto molto importanti per la comunità gioiosana. Benissimo, era solo una battuta la mia, eccetera eccetera. Grazie Luca Ritorto, servizio. Bene. A domani per un altro Santa News. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio il sindaco Giuseppe Falcomatà e la sua giunta per essere qui a Pisdarello oggi. La vostra presenza è il più bello riscontro che potevamo aspettarci dopo le nostre richieste. Ringrazio il sindaco Salvatore Fuda, nostro mediatore presso la città metropolitana, per aver reso possibile il tutto. Il nostro territorio ha gravi disagi per quanto riguarda la viabilità. La frana qui vicina è la prova visiva di quanto, in determinati periodi dell'anno, sia oggettivamente pericoloso muoversi con mezzi automobilistici. Sperare che tutti i problemi da noi evidenziati nella recente lettera inviatavi, firmata insieme agli avvocati Barba Girilli, al parroco Camisano e al presidente della Consulta Logozzo, possano essere risolti al più presto, è pura utopia. Auspico però che le nostre legittime richieste trovino presto un riscontro. Certamente questo è un problema annoso, vecchio, ed è un problema anche pericoloso, che non permette a questa vallata meravigliosa, come vedete senza essere retorico, di potersi ulteriormente sviluppare, di non consentire ai ragazzi di frequentare in tranquillità la scuola che si trova necessariamente purtroppo nel centro urbano, e di non godere poi delle possibilità che vi sono nel vivere all'aria aperta, nel vivere ancora in campagna, seppur vicini al centro urbano. È un problema del quale, sindaco, dobbiamo farci carico, ed io non dubito che lei lo farà, e dobbiamo farci carico fino a risolverlo. Questa strada ha un significato particolare, è stato già detto, e c'è un problema anche di manutenzione ordinaria, che c'è, immagino, sull'intera rete viaria della ex provincia, oggi città metropolitana, però per noi qui a Marina di Gioiosa, Gioiosa Ionica, è particolarmente sentito, perché questi centri, oltre ad essere popolose, dipendono dal percorrimento di queste strade. Se noi riuscissimo a fare un focus sulla manutenzione ordinaria, almeno delle arterie principali, dando una risposta alle necessità di manutenzione ordinaria, forse riusciremmo anche a prevenire questo tipo di problemi. Quindi io volevo esortare, laddove è possibile, compatibilmente con tutte le necessità di bilancio, però a centrare questa questione. Il nostro essere qui oggi è anche la testimonianza di quello che spingiamo per affinché quest'opera si possa realizzare prima possibile. Ci sono situazioni legate anche, forse superate, al genio civile, a tutto il resto, però penso che gli uffici abbiano già fatto un bel pezzo di percorso. Effettivamente dallo stato dei luoghi si può vedere che c'è stato un problema che non riguarda solo ed esclusivamente il cedimento della strada, ma c'è un'opera che va fatta, diciamo, di ricongiungimento con la parte bassa, poiché l'acqua probabilmente ha trovato strada dalla parte di sotto e ha portato, diciamo, questo tipo di danno. Abbiamo messo, diciamo, in programma con l'ingegnere Benestare un intervento straordinario. Da qui a qualche giorno andremo ad approvare il bilancio e sarà una delle nostre priorità che porteremo avanti, diciamo, in questa consiliatura. Abbiamo allocato delle risorse nella passata consiliatura, pur abbiamo fatto un provvedimento, quello dove rientravano anche altre frane, altri interventi puntuali, ed è in fase di lavorazione. Come ha detto bene il consigliere Versace, Benestare ci sta lavorando, diciamo, alacremente. Hanno avuto problemi perché comunque dal punto di vista del personale sono andato via il RUP, poi l'hanno sostituito, insomma un po' di sbattimenti, però da quello che
più che è andato via il RUP è stato male il RUP. È stato male, quindi in qualche modo sta cercando di recuperare. Noi qua siamo per rappresentarti anche l'urgenza, nel senso che abbiamo voluto che tu venissi qua appunto per così prenderla anche così un po' più a cuore del di tutte queste comunità, perché è una strada che congiunge due comunità, Prisdarello che tu hai visto, Junchi, e porta verso Marina e verso Gioiosa, quindi è fondamentale anche per il trasporto scolastico, ci sono tanti ragazzi che viaggiano per raggiungere i luoghi di studio e molti pullman non fanno questa strada, si fermano qui, tornano indietro e siamo costretti ogni volta con Ferrovie della Calabria a discutere su questa tratta, perché ovviamente non ci passano più, hanno dovuto raddoppiare le corse, ce lo hanno fatto per una sorta di cortesia istituzionale e non è stato facile. No, io ci tenevo a verificare di persona qual era lo stato dei luoghi, perché insomma voi sindaci da tempo che sottoponete all'attenzione della città metropolitana questa situazione e la necessità soprattutto di dare una risposta ai cittadini. Come anticipava il consigliere Versace, su questo già è stata fatta un'attività da parte dell'amministrazione metropolitana, anche con una scelta di indirizzo politico importante, perché sapete bene che quando si decide di devolvere i mutui verso una determinata opera si fa una scelta discrezionale, stabilendo un ordine di priorità anche rispetto a quella che è l'urgenza dell'intervento, a quella che è la necessità, diciamo, di risolvere situazioni che si protraggono da tempo. Quindi oggi è soltanto un elemento in più di una programmazione che è già avviata e che naturalmente, alla luce anche di questo sopralluogo che ci vede impegnati da stamattina insieme agli amministratori della Vallata del Torbido, della Locride, sarà ammesso nell'agenda delle prossime settimane. L'orizzonte è quello dell'approvazione del bilancio, che è già stato approvato ieri in giunta metropolitana e quindi che adesso vedrà l'attesa dei 20 giorni prima di andare in consiglio metropolitano, quindi contiamo entro la fine di maggio di avere quel documento finanziario che ci dà l'ok ad avere la, diciamo, liquidità anche disponibile per fare partire questi lavori. Da Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.